Il jar deve misurarsi con l'incedere inarrestabile dell'acido lattico. La fatica logora i muscoli di chi compie uno sforzo, ma è anche la prova inconfutabile del merito. Il successo in Coppa Italia contro il Milazzo, avversario attrezzato ed ambizioso, fungerà allo stesso tempo da cura revitalizzante per i ragazzi di Mister Romeo. Come rivela lo stesso presidente Di Martino, la migliore medicina nello sport è rappresentata dai risultati positivi ed essere approdati in semifinale è senza dubbio un grande successo. I sostenitori giarresi a questo punto confidano essenzialmente in tre cose. La prima è che Superman Nicotra possa ripetere contro la Gira Nissoria anche una versione pallida della prestazione offerta in Coppa. Dopo tre rigori parati ed uno segnato, c'è da pensare che il morale del portiere sia alle stelle. Il secondo augurio dei giarresi consiste nella possibilità, ad oggi molto concreta, di recuperare Aleo, infortunato ad una spalla. Il terzo, non meno importante, riguarda il successo del Troina sull'ACI San Filippo nel match di sabato. Nello sport non si augura mai il male a nessuno, ma è pur vero che in un momento di così grande tensione, trovare degli avversari più morbidi perché certi della retrocessione, e ci si riferisce alla gira, potrebbe essere un vantaggio. A cavallo delle proprie certezze, il Giarre è pronto a proseguire il suo cammino. In un modo o nell'altro, l'eccellenza dovrà essere di nuovo agguantata.